Bonsoir à vous tous, bienvenue de la part de la clique de Saint-Martin de Corléans et de la chorale Les Oies du Grand Paradis à cette 67e édition des Floralies Vocales. Con una certa emozione oggi ci presentiamo a voi con un progetto. In effetti è la prima volta all'interno della storia delle Floralies Vocales che si uniscono un coro e un gruppo folcloristico. Questo noi l'abbiamo scelto, questa unione l'abbiamo scelta perché riteniamo che sia importante salvaguardare e trasmettere tutta una serie di valori, ma soprattutto di patrimonio immateriale che la nostra regione ha e che ha da offrire alle giovani generazioni. Per questo abbiamo scelto la sezione Enfants e Les Oies du Grand Paradis. Faremo quindi un percorso all'interno di questo patrimonio immateriale, ovvero usi, costumi, tradizioni, ma soprattutto saperi e mestieri d'antan. E come lo faremo? In primis attraverso la musica, sarà il primo elemento che ci unirà, ma ci sarà anche il canto di ricerca, ma ci saranno anche delle rappresentazioni sceniche, dei costumi e soprattutto delle inedite immagini d'archivio che abbiamo reperito direttamente presso il BREL, cioè il Bureau delle Etnografie della Valle d'Aost, che ringraziamo per averci dato la possibilità quest'oggi di proiettarle. A questo punto non ci resta che partire in questo viaggio ritroso nel tempo alla scoperta dei métiers d'autrefois, nos racines, notre patrimoine, nos traditions. Thank you.
ricorda come le scarpe la si fila. Vieni con me, va che ti spiego meglio. Fare allora un marinaio e tutte a mano, piegare e spiegare le vele, stare al timone, far da mangiare, lavare e pulire. Già, lavare e pulire, il mestiere più umile e soprattutto più pericoloso. E sapete a chi lo affidavano? Oh, guardate qua sotto, c'è un ritaglio di cronaca di allora che dice: per non dover rendere conto delle pessime condizioni e dell'estrema pericolosità di questo lavoro, venivano assunti bambini orfani che avevano perso i loro genitori e non avevano altri parenti che si occupassero di loro. Soli ed impauriti, i piccoli partivano per lunghi viaggi in condizioni estreme e al loro ritorno, sempre che ci fosse un ritorno, non restava loro che ripartire di nuovo. Thank you.
Veramente interessanti di fotografie. Guarda, un panettiere. Questo invece è il lattaio. E questo è il pasticcere. E il calzolaio. E l'arrotino. Ma quanti mestieri esistevano ed esistono? Potremmo perfino scriverci un libro. Già, come il nonno. Perché no? Però in chiave più moderna. Sì, dai! Allora forza, diamoci da fare. Pensate che bello quando, tra un secolo o due, i nostri pronipoti scopriranno come vivevamo noi. I nostri usi, i nostri costumi, le nostre tradizioni, le nostre radici. Insomma, il nostro patrimonio che sarà la loro eredità. Dai ragazze, al lavoro. Abbiamo un grosso compito. Andiamo.